Ciao a tutti amici Yakers, sono qui sul mio kayak per presentarvi una piccola ma grande novità per tutti gli amanti del kayak fishing, targata Seika Predator Fishing. Dico piccola non per sminuirla, non per dargli meno importanza, bensì perché le dimensioni sono veramente ridotte. Talmente ridotte che non la vedo sul mio kayak. Eccola qui. Stiamo parlando della Seika Jig Yak. 90 cm di canna da pesca monopezzo, dedicata alla pesca in verticale. Con questa canna possiamo insidiare i predatori in acque interne oppure in mare, cercare l'esche per pescare ad esempio poi a traina. La grammatura è una 7,25 grammi, abbiamo detto 90 cm di lunghezza, e gli anelli adatti al trecciato hanno un numero tale che ci permette di utilizzarle sia con mulinello fisso sia anche con mulinello rotante, quindi mulinello da casting. Come vedete il filo non tocca. Perché è così piccola? È così piccola per diversi motivi. Innanzitutto il trasporto in macchina e in kayak è eccezionale, perché si mette veramente ovunque e come avete visto nel kayak scompare quasi. Ma la sua vera funzione è per la pesca in verticale. Infatti noi, quando vediamo le tracce sul nostro ecoscandaglio, riusciamo perfettamente ad andare a portare la nostra esca su di esse con una precisione incredibile, cosa che non avviene con canne più lunghe generalmente in commercio adesso. Come tutte le Yak Series, anche questa canna prevede delle peculiarità adatte appunto alla pesca dal kayak. Quindi abbiamo un manico lungo abbastanza per essere inserito nei portacanne, ma che facilita anche il combattimento. Infatti, come vedete, la lunghezza è ottima per gestire combattimenti, per non toccare il sedile che abbiamo sotto di noi, e la spiattellatura favorisce l'appoggio con l'avambraccio. Inoltre è presente uno spazio per il rod safety clip, ovvero il cordino di sicurezza. Il portamulinello è sì per i mulinelli a bobina fissa, però la sua forma particolare lo rende comunque ergonomico anche per la pesca con mulinelli da casting. Adesso ve la faccio vedere in piega. Andiamo! Ok ragazzi, vi ho detto un po' tutto, io adesso torno a divertirmi con la mia nuova Seika Jig Yak.